Ciao, mi chiamo Sara. Mi sono chiesta se in questi giorni ti sei sentito triste, solo o arrabbiato. E mi sono anche chiesta se tu sai cosa significa la tristezza, la solitudine, la rabbia. Perché non è facile spiegarlo nemmeno per gli adulti. Tristezza, rabbia e solitudine sono delle emozioni. E le emozioni si potrebbero definire come quei colori che vengono dati alla nostra giornata. Spesso si attaccano ai ricordi e, pur volando via, ne condizionano la nostra memoria e quindi anche come noi riviviamo le esperienze che abbiamo fatto. Rabbia, tristezza e solitudine sono le emozioni più negative che si possono provare, mentre l'euforia, l'orgoglio, la serenità sono delle esperienze, delle emozioni, dei sentimenti in più positivi. La cosa che le accomuna è il fatto che ci condizionano come dei colori, come delle lenti colorate che noi mettiamo addosso, come se fossero gli occhiali della nostra giornata. Proviamo ora a immaginare di avere a disposizione più paia di occhiali e proviamo a mettere un colore verde addosso e di provare a riprogrammare tutto quello che è successo negli scorsi 30 minuti o 10 minuti, cercando di ricostruire tutto con un'ottica diversa. Immaginiamo che quello che ci fa sentire, che ci ha fatto sentire arrabbiati, rossi, stufi, che ci ha fatto rispondere male a qualcuno, che ci ha fatto interrompere di fare quello che stava facendo, nel punto in bianco potesse essere osservato dall'alto e cambiato in un altro colore. Proviamo a mettere questo occhiale verde e a sentire che questa cosa non ci appartiene più come rossa, ma un altro colore. Le emozioni passano. È importante accettare che ci siano anche dei momenti in cui, per esempio, ci sentiamo arrabbiati o anche soli o anche tristi, perché sono i motori che poi ci spingono a volere più bene alle persone a cui vogliamo bene, a sentire la mancanza di qualcuno e quindi a rendere più intensi i momenti che viviamo assieme e anche un po' per scoprire qualcosa di nuovo. Ti invito a mettere degli occhiali di un altro colore quando senti che inizi a sentirti triste o solo o arrabbiato e di dirlo e di provare a dirlo, di provare a dirlo alla tua mamma, al tuo papà e condividere questa esperienza con loro. Ciao!